è un grandissimo onore e un piacere essere qui questa sera e aprire le danze nel vero senso della parola di questa stagione bellissima Classica sul Tevere. Anzi, colgo subito l'occasione per ringraziare l'Associazione Arte 2O e il Conservatorio Santa Cecilia per aver organizzato e ideato questa stagione bellissima con i migliori talenti appunto di Santa Cecilia. Ringraziamo ovviamente il sorgente gruppo Biaxis per aver permesso di realizzare tutto ciò e un grazie particolare ci teneva a farlo a Davide Dose, che è appunto il direttore artistico di tutta questa rassegna, che ha avuto la lungimiranza se non altro di portare la musica classica in posti dove non spesso o dove forse mai è arrivata. Quindi insomma, per questo volevo fare un applauso a tutte le persone che hanno reso possibile questo posto. Parlo un po' gobbo, ma solo perché c'è c'è il microfono davanti, quindi insomma. E il concerto di oggi prevalentemente è basato su autori italiani. Abbiamo iniziato con Vivaldi, proseguiremo con Boccherini ed è diviso fondamentalmente in due parti. La prima parte è dedicata alla musica per chitarra e altri strumenti, quindi musica da camera, come il concerto in re maggiore di Vivaldi, che è scritto in realtà per chitarra e orchestra, ma noi l'abbiamo arrangiato frequentemente con il quartetto d'archi. Il prossimo brano invece è un brano appunto di musica da camera di Luigi Boccherini, che tutti noi conosciamo, ed è diverso dal concerto, perché in questo brano la chitarra non fa solo la solista, ma si alterna diciamo con tutti gli strumenti, in particolar modo il violoncello, che ha una parte solistica molto impegnativa, ed è uno dei brani più famosi credo di Boccherini, soprattutto per il fandango finale che molti di voi sicuramente conosceranno. Una piccola curiosità su questo brano, proprio sul fandango, dato come dire lo spirito spagnolo, lo spirito popolare che caratterizza un po' tutto il brano e soprattutto il fandango, che è una danza tipica spagnola, sul finale appunto di questo brano il violoncello sullo spartito ha scritto che dovrebbe suonare le cosiddette nacchere spagnole, che si suonavano insomma dalle ballerine. La nostra Elisa non suonerà le nacchere, però sarà bravissima a riprodurre un po' quelli che sono i ritmi e quelli che sono le ritmiche tipiche della danza spagnola, percuotendo diciamo il violoncello in maniera percussiva. Quindi andiamo avanti col programma, grazie a tutti ancora per essere qui e buon ascolto. Thank you.
Thank you.